Adesso vorrei dare la parola al professor Andrea Giardina, vice direttore della Scuola Normale, per un saluto da parte della scuola. Onorevole Ministro, colleghe, colleghi, partecipanti tutti a questo importante incontro, io appunto ho il compito di rappresentare il direttore della scuola, il professor Fabio Beltram, che attualmente è molto impegnato presso l'Istituto Italiano di Cultura a Tokyo per rappresentare in quel luogo i problemi dell'alta formazione in Italia. È molto rammaricato, si scusa e manda i saluti a tutti i partecipanti. E l'importanza del tema a cui è dedicato questo incontro è fuori discussioni, ci porta nel cuore, dentro una prospettiva che guarda sì al mondo dell'editoria scolastica, ma nel cuore di una rivoluzione culturale che ci troviamo insomma, tutti in questi anni, volenti o nolenti, a vivere e per chi ha responsabilità di governo anche nei limiti del possibile a guidare. E una terza rivoluzione culturale riguardante il mondo dei libri, dopo quella che si è avuta parecchio tempo fa, al tempo dell'Impero Romano, con il passaggio dal rotolo al codice, poi con la rivoluzione della stampa e ora con i problemi che stiamo per affrontare. L'iniziativa appunto è stata promossa dal Ministero, come ricordava il collega Fulvio Ricci, e da un Ministro cui tutti riconoscono non solo l'interesse vivissimo poi dell'argomento, ma anche il modo rigoroso ed equilibrato con cui lo sta affrontando, direi quanto mai lontano dalle seduzioni, insomma, degli avventurismi che periodicamente hanno attraversato questa materia, dimenticando direi troppo spesso che l'editoria scolastica è un grande patrimonio culturale del nostro paese e nei vari settori, tutti i settori che esso rappresenta, si pone senza alcun dubbio come una eccellenza a livello mondiale. Questo che ho appena detto dovrebbe essere scontato, non lo è, forse perché non lo è, perché sappiamo benissimo come le rondini arrivano a primavera, ogni autunno parte un'ondata di criminalizzazione dell'editoria scolastica, che oltre a essere ingiustificata, ci sono certamente aspetti critici che devono essere affrontati e risolti, però ha la caratteristica di riverberarsi sul mondo dei libri in generale, quindi di aver trasmesso l'immagine, che vale per la scuola, ma vale in certa misura anche per l'università, del libro didattico come sinonimo di oppressione, di costrizione, di violenza. Quindi il libro, invece che essere libertà, è diventato appunto dispotismo. E questo bisogna ricordarlo, e forse sarebbe il caso prima o poi di organizzare un convegno sulla qualità dell'editoria scolastica italiana, che, ripeto, è un patrimonio culturale e civile di questo Paese. E l'iniziativa è stata voluta dal Ministero e ha trovato una collocazione e una coorganizzazione nella nostra scuola. Questa scuola ha, mi rivolgo soprattutto non al Ministro, queste cose le sa fin troppo bene, ma al vasto pubblico di partecipanti che forse non conoscono tutte le attività della scuola, ha ormai una lunghissima tradizione, un'attività intensa e di vario genere indirizzata al mondo della scuola. Questa non è un'attività marginale, non è un'attività, così, una sorta di cosmesi, insomma, accanto a cose ben più ritenute prioritarie. È proprio un'attività importante a quale la scuola destina risorse
materiali significative e soprattutto risorse di competenze e di entusiasmo che coinvolgono i docenti, il personale e anche gli allievi stessi della scuola, in particolare i perfezionandi, che collaborano con varie iniziative, insomma ne ricorderò solo alcune, in uno spirito di comunità e di passione. Questa attività si espleta ogni anno anzitutto al momento del reclutamento dei nostri allievi. Qualche dato, pochi ma significativi, è indispensabile. Nell'ultimo reclutamento, che si è concluso da pochi giorni, nel mese di settembre, sono pervenute alla scuola 1060 domande, 441 per la classe di lettere e 619 per la classe di scienze. 1060 domande a fronte di circa una settantina di ammessi tra primo e quarto anno del corso ordinario. Tra il 1997 e il 2013 il numero delle domande è grosso modo raddoppiato. Questo è significativo perché e segna un successo per la scuola, perché qualifica la percezione diffusa del ruolo crescente che la scuola ha nel sistema dell'alta formazione, ma fornisce al tempo stesso, non solo perché le domande sono numerose, ma anche perché hanno una provenienza geografica molto larga, molto diffusa e capillare nel nostro paese, offre alla scuola una sorta di laboratorio che consente di analizzare attraverso un ampio processo di selezione la situazione del mondo della scuola, i livelli della formazione e anche il mutare nel tempo delle inclinazioni degli studenti. È un laboratorio che, diciamo, a cui attribuisco appunto questo concetto, perché la selezione non avviene attraverso quiz, ma avviene attraverso elaborati, attraverso temi, nelle varie discipline, e questo dà la possibilità a noi e ai colleghi che sono impegnati di anno in anno in queste procedure di avere una percezione un po' più, anzi in certi casi molto più approfondita della situazione di quanto non si abbia attraverso le procedure ordinarie di accesso alle università che hanno appunto questi sistemi di sbarramenti iniziali. Un altro momento di attività, di impegno della scuola in ambito scolastico, volto al mondo della scuola, si svolge ormai senza interruzione dal 1990, quindi possiamo dire è una tradizione, visto che si tratta di circa di oltre 30 anni dal 1980, sì, quindi oltre 30 anni di attività, e riguarda i cosiddetti corsi di orientamento della scuola normale superiore. E dalla fine degli anni 90 in poi, proprio in conseguenza di una richiesta di partecipazione che veniva dal mondo della scuola, sempre crescente, il numero dei corsi è aumentato, si svolge in varie località italiane e la missione avviene attraverso un processo di selezione che è complesso ma limpido, ormai collaudato. Parte dall'informazione inviata a oltre 2.000 istituti scolastici, 2.000 scuole secondarie, coinvolge principalmente gli studenti del penultimo anno di corso, da un vaglio, primo vaglio affidato alle scuole stesse, secondo procedure la cui efficienza è considerata molto soddisfacente, e culmina il processo nella valutazione finale effettuata dalla scuola normale. Bene, i corsi prevedono lezioni in vari campi, e non voglio essere pedante, ma ricordo alcuni: la letteratura italiana, la letteratura della filologia classica, la storia della filosofia, la storia dell'arte, dell'archeologia, la letteratura, l'economia, la medicina, l'ingegneria, l'architettura, la fisica, la matematica, la biologia, l'informatica, la chimica. E non sto elencando tutti i temi, perché faccio questo elenco? Per far capire una cosa che emerge immediata, che questi corsi non sono finalizzati al reclutamento nella scuola, perché buona parte di queste discipline non sono impartite nella scuola, nella nostra scuola. Quindi è un servizio che la scuola normale svolge per la collettività,
per gli studenti delle scuole superiori, da dove comunque si trovino e quale che sia poi la loro collocazione universitaria. Naturalmente è inutile fare ipocrisie su questo punto, la scuola si augura che i migliori di questi studenti che partecipano ai corsi di orientamento poi facciano domanda per entrare nella scuola normale, ma non è questo lo scopo principale. Quindi è un servizio che vuol far maturare le scelte degli studenti per renderli più liberi, perché più informati. Un altro campo di attività coinvolge la scuola in una rete nazionale che ha il suo perno nell'Accademia dei Lincei. Le finalità di questo progetto, che è un progetto molto importante che sta avendo successi in vari campi, i Lincei per una nuova didattica nella scuola, una rete nazionale, questi documenti si trovano presso il sito dell'Accademia dei Lincei o immagino anche forse presso il sito della scuola. E le finalità, leggo dal documento, perché è molto, molto innovativo, le finalità del presente progetto, queste sono la declaratoria, tendono a sostenere e favorire il miglioramento dei sistemi di istruzione e di formazione nazionali, dando vita a una rete nazionale di accademie che imposti, nella pluralità delle iniziative, una rinnovata metodologia di insegnamento delle materie scientifiche e delle conoscenze linguistiche e concettuali, e questo è l'aspetto interessante, questi due livelli integrati, capace di stimolare l'apprendimento del metodo scientifico e lo sviluppo della creatività e che possa incidere nel tempo su tutto il territorio nazionale per meglio indirizzare le carriere scientifiche sia nell'ambito dell'alta formazione che in quello della parità di genere in linea con i documenti europei. Questo progetto ha tre settori fondamentali, la matematica, le scienze e poi accanto a questi due settori che sono giustamente individuati come settori insomma critici ma in senso evolutivo naturalmente, italiano scritto e italiano argomentativo. E questo è quello che rende originale questo progetto, è proprio questi due livelli. La scuola ha avviato già l'anno scorso iniziative nell'ambito di questa rete, di cui è parte molto attiva e molto entusiasta. L'anno scorso, nel dicembre del 2012, con un'iniziativa che si è tenuta proprio in questa sala, Accademia dei Lincei è normale per la scuola, strumenti di pensiero, ricerca didattica e nuove strategie per l'insegnamento, un'iniziativa che ha avuto molto successo. E comincerà fra pochi giorni un'altra iniziativa della scuola normale nell'ambito di questa rete nazionale che ha come promotore l'Accademia dei Lincei, e si intitola Accademia dei Lincei è normale per la scuola, incontri di formazione e aggiornamento per insegnanti, programma per la matematica per l'anno scolastico. Quindi come dire, l'orientamento della scuola va sì verso il mondo degli studenti, ma anche verso il mondo dei professori. Sono due corsi, quindi questo vale anche come informazione, diciamo, a chi ancora non l'avesse avuto modo di riceverla. Le indicazioni nazionali dalla teoria alla pratica, il caso della matematica, questi sono quattro incontri rivolti a insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado a partire dal 2 dicembre prossimo, 2013, e l'altro alla matematica nel mondo contemporaneo, questi sono due incontri sempre rivolti a insegnanti della scuola secondaria superiore che hanno inizio il 15 novembre del 2013. E ho indicato alcuni aspetti insomma, dell'attività della scuola normale indirizzata al mondo della scuola italiana in senso generale. La scuola normale è
dunque consapevole dell'importanza straordinaria dell'incontro di oggi e fiera di poterlo ospitare e di aver potuto contribuire all'organizzazione dell'incontro, e ringrazia molto sia il Ministro che lo ha voluto, sia i colleghi che hanno organizzato, sia tutti i partecipanti. Grazie.